Buongiorno, altra giornata dal meteo davvero londinese, ovvero uno schifo allucinante. Andiamo a fare un altro allenamento, di nuovo a Wander Park. Vabbè, andiamo, va. Eh sì, sono in monopattino perché sennò arrivo in ritardissimo e il videomaker mi deve aspettare. Oltre che poi ho anche del lavoro da fare, quindi mi devo anche dare una mossa. Beh. Il vento adesso si è abbassato un pochettino, però piovigina, ormai sono abituato. Sono 2 settimane che non vediamo il sole qua in questo paese e inizia un po' a stufarmi questa cosa. Va bene, dai, basta lamentarsi. Buon riscaldamento finito, faccio la pipì e parto. Ciao bello! La maratona di Londra si avvicina sempre di più, così come si intensificano gli allenamenti specifici proprio per la gara. Siamo d'altronde nel periodo finale del picco, diciamo, della mia preparazione. Se andiamo a vedere questa piramide, sarei proprio quasi alla fine, per poi arrivare al tapering, dove si faranno appunto 2 settimane di scarico, dove si cercherà di arrivare al meglio per questa maratona di Londra. E l'allenamento che vi sto raccontando, che ho corso sotto la pioggia, quindi non proprio in condizioni ideali, è stato uno degli allenamenti secondo me chiave di questa preparazione. 3000, 2000, 10x400. Pronti per il primo 3000. Che ho corso a 3.31 con recupero 2.30, l'ho corso con questa scarpa qui, una scarpa che sto veramente amando, è la Puma Deviate 2, molto migliorata secondo me rispetto alla 1. Questa è una scarpa con lastra in carbonio che però non è pensata per la gara, o comunque non è una super shoes, è secondo me più orientata verso l'allenamento veloce, esattamente come ripetute come queste, anche perché è una scarpa pesantuccia, però con buona tutela, una buona reattività e comunque ti permette di spingere.
2000 metri corso a 3:24 con un recupero poi di 4 minuti e 30 per poter cambiare le scarpe. Partiamo per i 400 con queste scarpe qua che sono una bomba. Quattro già andati, iniziamo il quinto. Più niente nelle gambe, niente. Ho fatto 10 per 400 metri che ho variato tra l'1:12, il 400 metri, e l'1:18, quello più lento, recuperando un minuto, quindi ben 6 secondi di differenza tra il più veloce e il più lento. Questo perché sicuramente fare 10 per 400 dopo che ho già corso 5 km a ritmi importanti non è facilissimo, non mi sono trovato proprio a livello di grip, facevo tanta fatica e questo un po' ha rovinato, se vogliamo dire, un pochettino l'allenamento e anche il test specifico proprio su questa scarpa. Infatti ci devo ancora fare un po' di chilometri prima di poter dare la mia vera opinione, la mia sensazione onesta e totalmente neutra. E questo è stato l'allenamento, sto bene, sto crescendo a livello proprio di forma fisica aerobica. Pensate, voglio entrare un pochettino più nello specifico, vi metto sopra impressione comunque lo Strava, anzi mi raccomando seguitemi su Strava così potete vedere tutti i miei allenamenti ancora prima che esca questo video, perché questo video sta uscendo una settimana dopo che ho già fatto questo lavoro. Comunque, dicevo, il ritmo cardiaco è stato perfetto secondo me, nel senso che sono riuscito ad allenarmi esattamente nelle zone in cui volevo. Infatti il 3000 lo stavo correndo a un ritmo cardiaco di 171, che per me comunque è una Z3, quindi non male per nulla, per poi ovviamente comunque aumentare la velocità poi con i 400 metri e cercare un pochettino più di performance anche a livello aerobica. Sto molto bene a livello di forma aerobica, devo dire l'unico problema che vedo finora in tutta questa preparazione e poi quello che sarà la maratona di Londra è semplicemente questo dolore all'hamstring che continua a portarmi dietro. Per ora, così vi do anche un aggiornamento, abbiamo deciso di stringere i denti, dovrei fare un po' di terapia TECAR, che è sicuramente la cosa migliore che si possa fare per questo tipo di infortunio, ma qua in Inghilterra i costi sono esorbitanti per queste tipologie di terapie. E quindi nulla, arriveremo alla maratona di Londra, visto che c'è comunque la forma, una voglia pazza di correre, di provarci a fare il tempo che ho in mente. Poi quando finiremo la maratona di Londra ci fermeremo un attimo e faremo tutte le terapie, tutti gli esercizi proprio per recuperare, in maniera che poi per il secondo blocco dell'anno, che sarà quello che porterà verso la maratona di Valencia, sarò totalmente recuperato, o almeno così speriamo. Comunque, per completare, diciamo, l'analisi di quello che non solo l'allenamento ma è proprio anche la scarpa che sto utilizzando negli allenamenti, posso dire la David 2 mi ha dato delle sensazioni pazzesche, tant'è che la sto usando anche per altri allenamenti, tutti gli allenamenti veloci dove si vuole cercare un po' di performance, davvero tanta roba. Per quanto riguarda invece la Endorphin Elite, rimandata, semplicemente perché questa è una scarpa estremamente complicata e anche rivoluzionaria se vogliamo. Grip da dimenticare se piove, se c'è umidità, un po' di difficoltà anche nel lato tomaia perché è molto particolare questa scarpa, si può già vedere anche dai dettagli, insomma non voglio farvi la recensione ora, però
questa è molto aggressiva, hanno pensato a un design estremamente aggressivo, è estremamente leggera come scarpa, tanta performance, tanta velocità, semplicemente non sono ancora riuscito a tirar fuori il meglio di questa scarpa, quindi stay tuned perché arriverà la recensione completa. Mi raccomando amici, se volete comprare qualsiasi di queste scarpe di cui parlo o comunque avete bisogno di un paio di scarpe nuove o dell'abbigliamento tecnico per il running, utilizzate il sito di top4running.it utilizzando il codice sconto ASCO a CORRE, 5% di sconto ulteriore rispetto agli sconti già presenti sul sito, questo è esclusivo alla nostra community. Mi aiuterete ovviamente perché Top4Running fa parte appunto dei nostri partner. Detto questo, io per oggi ho finito, sono in arrivo tante belle novità, mi raccomando iscrivetevi al gruppo Telegram qua sotto così possiamo continuare la conversazione anche lì, seguitemi anche su Strava, su Instagram, su TikTok, tra l'altro ho aperto da poco l'account, sta andando un disastro TikTok, però se volete venire anche di là mi date una mano. Detto questo, amici, correte e fate l'amore. Ciao belli!